Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della visita odierna del presidente nazionale dell'INPS Boeri, che è stato appunto nel capoluogo d'Abruzzo all'Aquila in occasione della inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della sede, proprio della sede regionale dell'istituto in pieno centro storico in città. Vediamo. Anche per noi, come per tutti gli aquilani, è importante riaprire una sede prestigiosa nel cuore del centro storico. Parola di Tito Boeri, il presidente nazionale dell'INPS, che ha cominciato la sua giornata aquilana partecipando come ospite d'onore alla cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della direzione regionale INPS, su corso Federico II, distrutta dal sisma del 2009. Il palazzo, pregiato esempio dell'architettura del ventennio, questo prevede l'appalto affidato alle imprese molisane Indaco e Califel, dovrà essere restaurato e riqualificato in 16 mesi con un intervento dal costo di 5,1 milioni di euro. Si vede che una città che avrà un futuro, si vede dei cantieri che ci sono, poi ha aggiunto Boeri guardandosi intorno. Questo fa ben sperare anche per l'arrivo di persone da fuori, anche di nuovi pensionati. Il sistema pensionistico si regge sull'equità. Chi oggi lavora e paga le pensioni alla vecchia generazione lo fa nell'aspettativa che quando verrà il suo turno sia trattato nello stesso modo. Su questa consapevolezza ribadita dal presidente nazionale Tito Boeri si basa anche l'operazione Trasparenza rappresentata al bilancio sociale dell'INPS Abruzzo, illustrato oggi a Palazzo Silone all'Aquila. Nocciolando i numeri, si scopre che ammontano a 4,6 miliardi le prestazioni erogate nel 2014 a 427.000 pensionati. E anche però che solo l'11% dei pensionati percepisce assegni superiori a 800 euro, mentre l'importo medio delle pensioni di anzianità si attesta ai 600 euro, ancor meno per le donne. L'equità è data anche da quanto un lavoratore ha versato, sottolinea il presidente regionale INPS Enrico Paone, e dunque andrebbero sanate alcune iniquità, ad esempio i ricchi vitalizi dei parlamentari e degli ex consiglieri regionali. Ed è proprio in nome di una maggiore equità che Boeri, anche all'Aquila, rilancia la proposta del reddito minimo garantito da 600 euro mensili per gli over 55. Milioni di precari avranno una pensione. Noi abbiamo dato la possibilità a tutti i giovani, ai lavoratori precari, perché sono soprattutto giovani che sono lavoratori precari, di poter simulare la loro pensione futura. Quindi la risposta ce l'hanno loro guardando la loro situazione individuale. Deprimente come risposta. Non è una situazione così deprimente, certamente per molti la situazione è difficile, però anche queste persone che hanno poi visto che la pensione sarà bassa, che hanno dovuto rivedere al ribasso le loro aspettative, ci hanno ringraziato per il servizio offerto. Gli interventi che noi abbiamo prospettato e proposto vanno proprio nella direzione di aiutare i giovani, perché facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, rendono la loro situazione in futuro, la proteggono perché creano un reddito minimo dai 55 anni in su. Una persona è morta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato all'ingresso dello svincolo Pescara-Ovest-Chieti dell'autostrada 14. La vittima dell'incidente è Gianmaria Sabatini, 26enne di Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Secondo la ricostruzione, il giovane alla guida di una Kia Picanto avrebbe effettuato un sorpasso sulla rampa di accesso all'autostrada, andandosi a scontrare con un Volkswagen Touareg proveniente in direzione opposta. Il giovane è morto sul colpo, ferito anche il conducente del secondo veicolo, un 49enne pesarese, trasportato all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Dei rilievi si sono occupati gli uomini della Polstrada della sottosezione autostradale Pescara Nord. Un incidente che fa seguito a quello occorso ieri nell'Aquilano a Barisciano, dove mamma e figlia di Rapino in provincia di Chieti hanno perso la vita. Ancora sangue sulle strade abruzzesi. Nel drammatico scontro frontale tra due autovetture avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 17 nel comune di Barisciano in provincia di L'Aquila hanno perso la vita Maria Concetta della Valle, 51 anni, di Rapino in provincia di Chieti e sua figlia Santa Medaglia, 24 anni, neolaureata in scienze infermieristiche. E salvo per miracolo, anche se ricoverato all'ospedale di L'Aquila, il capofamiglia Lorenzo Medaglia, 57 anni, che era alla guida della Hyundai con cui la famiglia
famiglia si stava recando all'ospedale San Salvatore per far effettuare una visita di controllo a Maria Concetta della Valle e che invano ha tentato di soccorrere i familiari intrappolati nell'autovettura che è andata in fiamme. Ancora da accertare le cause del frontale con una Ford Focus Station Wagon, alla cui guida c'era Nicolino Antolini, 54 anni, originario di Popoli, anch'egli ricoverato in ospedale ed operato d'urgenza per i traumi riportati a seguito dell'impatto. La procura del capoluogo ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare quale delle vetture abbia invaso la carreggiata opposta e perché la vettura della famiglia Medaglia sia andata in fiamme. Per tutto il pomeriggio la strada statale 17 è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, causando disagi alla circolazione ed una coda di 5 km. La notizia dell'incidente ha sconvolto la piccola comunità di Rapino e sono tanti i messaggi sulla bacheca Facebook di Santa. Lorenzo Medaglia, il capofamiglia, era dipendente del comune vigile urbano. Il sindaco del piccolo centro in provincia di Chieti, Rocco Micucci, per il giorno dei funerali, che resta ancora da stabilire perché si attende il via libera della magistratura, ha indetto una giornata di lutto cittadino. I manager delle ASL di Teramo e Pescara, Fagnano e Damario, i sindaci di Atri e Penne, Astolfi ed Alfonso, sono stati auditi questa mattina all'Aquila dalla Commissione di Vigilanza Regionale in merito alla chiusura dei punti nascita. Audizione in commissione di vigilanza dei manager dell'ASL di Teramo e Pescara con i rispettivi sindaci di Atri e Penne interessati dalla chiusura del punto nascita. Presidente Febbo, una situazione che sta creando non pochi problemi alla comunità, alle due comunità. Sì, perché credo che poi tra l'altro questo sia il primo passo per andare ad una veramente quella che noi consideriamo una macelleria sociale che verrà fatta con l'attuazione stranamente di questa regione che è l'unica che vuole applicare al 100% il decreto Lorenzin senza nessuna deroga e senza tener conto di quelli che sono stati i risultati di 6 anni di sacrifici chiesti agli abruzzesi e quindi aver portato i conti in ordine, perché dopo i punti nascita chiuderanno anche i pronto soccorso e quindi chiuderà l'ospedale, saranno ospedali di lungo degenza solo per gli anziani e solo per alcuni tipi di prestazioni, quindi si andrà a favorire ricoveri passivi, quindi verso altre regioni, per esempio le Marche, nel caso specifico della ALS di Teramo, dove non viene applicato il decreto Lorenzin, magari tra Chieti e Pescara si andrà a favorire le cliniche private. Nel prossimo servizio parliamo dell'esposto alla Procura della Repubblica che è stato presentato dall'IPASVI di Pescara. Un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare la paralisi dell'IPASVI di Pescara. Si tratta del Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia. Il Collegio non è più in grado di deliberare tutte le attività amministrative, istituzionali, a favore sia della cittadinanza che degli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Pescara. Ed è stato anche proposto di rimettere tutte le cariche in gioco per il bene del Collegio IPASVI di Pescara e per gli iscritti e quindi di ridistribuire tutte le cariche, ma gli stessi consiglieri che ripetutamente hanno boicottato le convocazioni ai consigli non hanno rifiutato la proposta, per cui adesso nel mese di ottobre la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha chiesto il commissariamento. Il Collegio di Pescara oggi rischia il commissariamento e le conseguenze si ripercuotono anche nei confronti dei giovani laureati. Le conseguenze, diciamo che c'è proprio il blocco dell'organo politico, quale il Collegio IPASVI di Pescara. Spesso è capitato che non è stato possibile iscrivere i neolaureati all'albo. Ci è stato riferito che alcuni di loro hanno perso la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici e ai bandi di assunzione. Quindi non è possibile promuovere la crescita culturale della categoria infermieristica, perché anche il piano formativo deliberato in sede di consiglio direttivo ed in sede di assemblea ordinaria annuale è stato boicottato, tant'è vero che nell'ultimo consiglio è stato votato a sfavore per l'evento formativo che era già stato pianificato e programmato. Adesso noi abbiamo proposto un altro consiglio direttivo intorno a fine novembre, dove abbiamo rimesso all'ordine del giorno tutti i punti fondamentali per portare avanti le attività amministrative ed istituzionali, nonché anche le iscrizioni dei neolaureati, perché a fine novembre ci sarà un numero cospicuo di neolaureati che hanno bisogno subito di iscriversi all'albo. Con la scusa di bere insieme un liquore alle erbe da lui prodotto e corretto ad insaputa dell'amica con delle benzodiazepine, la narcotizzava e le rubava il bancomat per poi rimetterlo al suo posto dopo aver prelevato i soldi dal conto della donna. Uno stratagemma scoperto dalla stessa vittima grazie ad una telecamera installata nell'abitazione che questa mattina al termine dell'udienza preliminare davanti al GUP Giovanni De Renzi si è accostato ad un
cinquantenne di Roseto degli Abruzzi il rinvio a giudizio per rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito, con il processo a carico dell'uomo che si aprirà la prossima primavera. Insediato ufficialmente il 1 ottobre scorso, si è riunito oggi il nuovo CDA dell'area marina protetta Torre del Cerrano. All'ordine del giorno anche il ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'ex presidente Benigno D'Orazio. Quali sono gli sviluppi ad oggi sul ricorso presentato dall'ex presidente dell'MP? Intanto i fatti che vengono portati in tribunale ci dimostrano, insomma, che c'era una ragione nelle azioni portate avanti, c'era una normale scadenza del CDA, quindi un normale rinnovo. In questi ultimi giorni anche soddisfazione per la nomina di un amministratore nuovo anche alla società Trade, una società Trade che, come sapete, è il braccio operativo del parco marino, che si occupa di tutte quelle attività di promozione più commerciali. Noi dal primo momento abbiamo iniziato a lavorare ignorando qualsiasi tipo di condizionamento, quindi lo stiamo facendo col massimo impegno, cercando di mettere mano a una serie di problematiche che erano lì, diciamo, in disattese, quindi problemi sia piccoli che grandi problemi, come ad esempio il regolamento di attuazione dell'area marina protetta, che regola tutte le modalità delle attività nell'ambito dell'area marina protetta. Il regolamento è giacente presso il Ministero dell'Ambiente e quindi noi abbiamo accelerato l'iter perché vogliamo attivarlo prima della stagione estiva, quindi per la primavera vorremmo renderlo già esecutivo il regolamento. Contenzioso questo sull'MP e sul nuovo presidente, nuovo CDA, che sta portando via del tempo, no, alle azioni da poter fare. Sì, sta portando via tempo e denaro ai due comuni, all'area marina protetta, e soprattutto rallenta anche ciò che dovrebbe essere il lavoro ufficiale dell'area marina protetta. Però dal 1 ottobre finalmente abbiamo il nuovo CDA, che possa piacere o non piacere, però è stato eletto in maniera democratica, e quindi loro, sebbene tra mille vicissitudini, stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro. Dati allarmanti quelli presentati da Confartigianato, che mostra nei primi 9 mesi del 2015 la chiusura di 700 attività nel territorio regionale. I dati dei primi 9 mesi riguardanti le PMI abruzzesi mostrano dati negativi. A chiudere sono state 701 attività e nel dettaglio Pescara ne ha perse 180, Chieti 185, Teramo 176 e L'Aquila 160. Tra le difficoltà più grandi, l'accesso al credito, il fisco, la burocrazia e le infrastrutture ormai obsolete. Il quadro è negativo. La ripresa, se c'è, non riguarda le piccole e micro imprese che noi rappresentiamo, quindi riguarda la grande impresa. I dati che abbiamo fornito alla stampa sono molto eloquenti, c'è un settore che da 4 trimestri vede dati negativi, e c'è un dato sul credito eloquente: tra giugno 2014 e giugno 2015 il settore artigiano è stato finanziato per il meno 8% rispetto alla media nazionale. L'appello è rivolto alla Regione, un appello che si rivolge direttamente alla richiesta di fondi per i confidi, e cioè quegli intermediari che arrivano a sostegno delle imprese quando le banche non soddisfano le richieste di credito. Le opportunità le deve fornire la Regione. Noi abbiamo fatto tante proposte sul credito, una su tutte: se la Regione crede sui consorzi fidei, che da 50 anni svolgono un ruolo fondamentale, li deve ripatrimonializzare attraverso fondi propri. Infine una nota a margine: i fondi liberati dalla Regione nell'ultimo bando, ben 8 milioni, risultano inaccessibili per le microimprese, che non hanno a disposizione le cifre richieste per gli investimenti previsti dal regolamento. Le microimprese rappresentano il 96% del territorio regionale. Chiaramente i dirigenti regionali devono mettere in campo le loro professionalità, chiaramente con l'ausilio delle associazioni, perché le iniziative ce ne sono tantissime. L'ultimo bando da 8 milioni di euro è molto eloquente. Crediamo che poche aziende possano intercettare questi fondi, soprattutto le piccole e micro. L'Università di Teramo ha partecipato con successo a un bando europeo nell'ambito delle azioni Marie Curie del Piano Horizon 2020, assieme a 4 università europee partner. Selezionato fra oltre 1568 progetti, denominati Reti per una formazione dottorale innovativa,
Il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo da oltre 3,5 milioni di euro, 800 mila dei quali destinati alla sede di Teramo. Questa è una sfida straordinaria perché aver ottenuto un finanziamento sul programma Horizon 2020, un finanziamento di questo dottorato, colloca l'Università di Teramo nel gruppo delle università europee che fanno ricerca di qualità e in quel gruppo che probabilmente in futuro riuscirà a dire molto sulla produzione scientifica. Nasce da una collaborazione con quattro sedi europee, la Spagna, l'Università di Murcia, Ghent, Bonn e Dublino, ed è una cordata che è stata sostenuta anche da dei collaboratori ancora di altri contesti. C'è un giapponese che così conosciamo da tempo, Harvard University e anche qualche altro centro in Francia. Consolida una linea di formazione che noi abbiamo. Forse sapete che abbiamo un corso in biotecnologia della riproduzione che è l'unico, è stato in origine l'unico in Europa e sicuramente l'unico in Italia. Questo dottorato internazionale cresce su questa base e quindi è sulle biotecnologie riproduttive però salta di livello perché diventa decisamente internazionale. Gli studenti, i dottorandi che parteciperanno vengono da tutto il mondo. Oltre a questo progetto importante per l'Ateneo Teramano, ce n'è un altro fresco, proprio ieri sera è arrivata la notizia. Ieri sera il Ministero ha assegnato le risorse per il finanziamento delle attività post laurea, dottorandi, borse di ricerca, assegnisti. E a fronte di un taglio del sistema di quasi il 15%, l'Università di Teramo è stata premiata, siamo decimi nella classifica della premialità su 81 università statali, è stata premiata con un taglio ottenuto al 3,9%. Oltre a questo finanziamento il Ministero ci ha anche assegnato, ieri ci è arrivata la comunicazione, i fondi per l'internazionalizzazione e per la mobilità studentesca. E anche in questo caso la situazione è straordinariamente positiva. Siamo passati da 54.000 euro due anni fa a 164.000 euro lo scorso anno a 188.000 euro quest'anno. Da poco meno di un anno a Pescara è stato realizzato un centro riabilitativo per le tartarughe marine, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, e oggi rappresenta un riferimento per tutta la regione. A gestirlo uno staff di volontari specializzati. È stato inaugurato il 20 dicembre scorso, si trova a Pescara e rappresenta il riferimento abruzzese per il recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine, ferite, disorientate, catturate o qualsiasi altra evenienza che renda loro difficile la vita in mare. A loro fianco uno staff di volontari specializzati pronti a curarle e ridare la libertà persa. Qui dentro si compiono attività di semplice stabulazione fino ad attività chirurgiche cliniche e di riabilitazione degli animali, in modo che quando siamo sicuri di poterli rimettere in acqua, rimettiamo in degli animali che sono perfettamente ristabiliti, in grado di affrontare la vita in mare e soprattutto forniti di un tag metallico che li identifica in caso di ricatture successive. Ad occuparsi del centro il responsabile del centro studi Cetacei, Vincenzo Olivieri, protagonista di tanti salvataggi come quello che avvenne a Punta d'Erci nel 2014, dove numerosi capodogli rimasero prigionieri. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto i pescatori che possono trovarsi a catturare accidentalmente questi animali, a sensibilizzarli al loro ricovero, alla loro cura per una successiva remissione. Per cui la presenza di un centro di recupero con personale qualificato è, diciamo, la base per un discorso di questo tipo. Un grande traguardo per il comune di Pescara che punta sul tema della tutela animale, riuscendo a costruire anche strutture di grande rilevanza. Noi ne siamo orgogliosi perché abbiamo comunque realizzato un centro all'avanguardia sul territorio italiano, un'ottima collaborazione col Centro Studi Cetacei che ci permette di rendere questo posto un posto all'avanguardia, quindi sulla tutela delle tartarughe marine, ma soprattutto l'amministrazione ne va orgogliosa perché ha dato al territorio un'eccellenza che permetterà anche di svolgere attività didattiche con le scuole, quindi di prevenzione all'inquinamento dei mari e quindi di tutela effettiva di queste tartarughe marine. Quindi è un centro per noi molto, molto importante. E ora ci spostiamo a Chieti, dove è stata presentata questa mattina Ciocolandia, una manifestazione che si terrà appunto nel capoluogo teatino dal 20 al 22 novembre prossimi.
Assessore Di Biase, torna Cioco Festival a Chieti, diceva in conferenza stampa l'obiettivo è quello di portare gente a Chieti da fuori città. Certo, l'obiettivo principale e finale è quello di rivitalizzare questa città, ma penso sia un fatto puramente numerico, cioè non si può vivere o sperare di vivere in maniera autarchica, anche solo di popolazione propria. L'obiettivo è quello di ridare a Chieti il ruolo che merita, quello di una città capoluogo che ha delle attrattive culturali da visitare e anche delle grandi attrattive commerciali, e ridare quindi, dando a Chieti questo ruolo da protagonista, vuol dire attrarre numericamente il numero più alto di persone che vengono da fuori la città, ma noi ci auguriamo non solo da fuori la provincia ma anche da fuori l'Abruzzo. Noi non vogliamo piegarci la crisi economica, i comuni in questo momento stanno soffrendo, ma stiamo dando tutto il supporto tecnico e logistico a chi ce lo chiede. Abbiamo pianificato una serie di manifestazioni che iniziano col Cioco Festival, continueranno con lo Street Food, col Teatro Winter Festival, e noi metteremo a disposizione tutta la parte antica della città da far visitare, in maniera che finalmente si vedrà la sintesi dei vari settori di questa città: commercio, manifestazioni, cultura e turismo. E ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di Pescara, che sarà in campo venerdì per l'anticipo di campionato all'Atletico Cornacchia contro l'Avellino. Oggi seduta di allenamento per la squadra di Massimo Oddo, assente per un permesso Fiamozzi, sono invece rientrati i nazionali Under 21 Verre e Mandragora. Ha ripreso a pieno ritmo anche l'attaccante Gianluca Caprari, che ha dunque smaltito l'affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Lavoro in palestra come programmato per Bunozza, che proprio ieri si è riaggregato al gruppo. Assenti per i rispettivi infortuni Luca Forte e Ugo Campagnaro. Quest'ultimo oggi ha iniziato il processo di terapie a causa dell'infortunio, della lieve lesione riportata al polpaccio destro nella gara di Como. Per quanto riguarda l'Avellino, prossimo avversario del Pescara, come detto, in dubbio ci sono due giocatori, il difensore Biraschi e il centrocampista Gavazzi. Intanto abbiamo avvicinato il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, ascoltiamo le sue considerazioni. Oggi è tornato ad allenarsi Bunozza, si è parlato nei giorni scorsi di una rescissione, di una risoluzione consensuale del contratto con il reintegro di Pesoli nella lista. A che punto siamo? Ma siamo al punto che il ragazzo aveva manifestato, più che il ragazzo, anche l'entourage del ragazzo aveva manifestato la volontà di pensare eventualmente ad una rescissione, perché se non trova spazio, questi sono ragazzi che vogliono giocare. Noi purtroppo abbiamo tanti giocatori e il mister decide in base a quello che vede durante la settimana. Potrebbe essere, come potrebbe essere, che Bunozza stia bene a Pescara e rimanga a Pescara. Quindi è chiaro ed evidente che se dovesse andare via Bunozza, abbiamo in lista, abbiamo fuori lista un giocatore di nostra proprietà e sarebbe il primo a essere reintegrato. In questo momento l'uomo copertina è la Padula, che sta facendo parlare di sé anche i media nazionali. Potrebbe essere un nuovo mercato per il Pescara, forse non da gennaio, magari a giugno, e se sì, quanto vale ora la Padula? Ma io non so quanto valga la Padula, sicuramente è un giocatore importante per il Pescara, è un giocatore che sta dimostrando che può far bene sia in questa categoria che in una categoria superiore, ed è chiaro che ci sono le attenzioni delle squadre che guardano il nostro campionato con attenzione nei confronti di quelli che fanno bene, però adesso non è interesse nostro dire quanto valga la Padula. Per me l'interesse è quello di dire cerchiamo di continuare a far bene la Padula, a fare gol in maniera tale da poter arrivare a giugno e divertirci in maniera diversa. Pescara che si è scoperto anche cinico, questo forse è un ulteriore salto di qualità, paradossalmente può esserlo. Sì, Pescara che deve calarsi in questo campionato. Noi siamo stati fin qui anche troppo belli alle volte, raccogliendo meno di quello che abbiamo seminato, però ben vengono anche le partite giocate meno bene ma dove arrivano i risultati, perché poi per arrivare in fondo ci vogliono i punti. E proprio il presidente Sebastiani, con una delegazione di giocatori del Pescara, ha preso parte ieri ad una serata conviviale organizzata dal neonato club Quelli del Delfino.
William Gelsomino fa parte del direttivo di questo neonato club. Intanto, come si chiama, dov'è il vostro quartiere generale e insomma da dove nasce questa grande passione verso il Delfino? Il nostro club nasce fondamentalmente sui gradoni dello stadio, dai distinti dove tutti noi vediamo le partite. Il nostro quartier generale adesso è i distinti, diciamo. E, insomma, noi nasciamo fondamentalmente l'anno scorso, poco prima dei playoff, quindi già dalle trasferte comunque Frosinone, insomma nefasta, e Avellino, e poi abbiamo avuto la scia positiva dei playoff dove abbiamo avuto un grandissimo seguito, tantissime persone ci hanno scelto, in tutti i playoff abbiamo portato con noi circa 400 persone insomma in totale, ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle belle serate e abbiamo detto perché non organizziamo una bella serata conviviale con tutti, con giocatori, con la dirigenza, con tutti gli amici che ci hanno seguito, e quindi siamo arrivati insomma a questa serata che sta andando piuttosto bene, insomma vedo volti felici anche tra i giocatori che si stanno integrando con noi, ecco. Si chiama Quelli del Delfino? Sì, sì, Quelli del Delfino il nostro nome, e come dicevo appunto ci potete vedere con la pezza, come viene nominata, sui distinti. Venerdì tutti all'Adriatico Cornacchia per Pescara Avellino. Venerdì all'Adriatico per Pescara Avellino e venerdì successivo a Cesena, stiamo organizzando già la trasferta perché non ci fermiamo mai, in parallelo organizziamo festa, trasferta, insomma tutto insieme. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, situazione non di emergenza, ma comunque ci sono dei problemi di infortuni da affrontare con Nicola Ferrari e Federico Amenta, che lo ricordiamo hanno riportato una distrazione muscolare di primo grado al flessore della gamba destra, per entrambi lo stesso tipo di infortunio e dunque lo stesso tipo di stop, circa una decina di giorni, quindi i due calciatori non saranno a disposizione del tecnico D'Aversa nelle prossime due gare, a partire da quella di sabato prossimo a Chiavari contro la Virtus Entella. Nel pomeriggio la squadra ha sostenuto l'ultima seduta abruzzese e domani mattina squadra appunto partirà alla volta della Liguria per preparare al meglio questa delicata trasferta. Sul fronte Virtus Entella c'è da segnalare l'assenza per circa 50 giorni del difensore Sini, che dunque non sarà a disposizione del tecnico Aglietti per questa partita. Ma per tutti gli ulteriori approfondimenti sul mondo Virtus Lanciano, sulla preparazione di questa gara, ma anche per tornare al pareggio di domenica scorsa contro il Crotone, vi rimando a questa sera ore 21 in diretta dai nostri studi centrali con la trasmissione Virtus Style, il nostro settimanale curato e condotto da Alessio Giancristofaro. Noi ora scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo. Si acuisce l'emergenza difesa per la squadra biancorossa, non bastassero già le assenze degli squalificati per Rotta e Altobello e dell'infortunato Speranza, il capitano biancorosso. Nelle ultime ore si registra lo stop anche dell'altro difensore Simone Brugaletta per un problema alla caviglia, quindi difesa da inventare per il tecnico Vivarini in vista della gara di sabato a Rimini ore 15 allo stadio Neri. Potrebbe essere varata una soluzione con la difesa a tre, portando appunto nel ruolo di centrale Scipioni e Dorazio ai fianchi di Caidi e con l'inserimento sulla destra di Vitturini, una delle possibili soluzioni che sono al vaglio del tecnico biancorosso. Intanto sull'attuale momento del Teramo ascoltiamo l'attaccante Mirko Petrella. Il presidente come al solito ci dà una grossa carica e quindi cerchiamo più che altro di non farlo arrabbiare, perché comunque lui ci ha sempre trattato bene e si merita una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto. Poi comunque i risultati non è che possono sempre arrivare, ma l'impegno non deve mancare mai. Rilassamento penso non sia la parola giusta, penso più che altro che l'anno scorso eravamo la sorpresa e quindi le squadre non si aspettavano un Teramo così in grado di distruggere il campionato come alla fine è stato. Quest'anno si aspetta il Teramo che l'anno scorso ha fatto tanto bene e quindi vivono le partite in maniera diversa. Come si è visto, l'Arezzo è venuto qui
tutti 6 indietro, tutti a difendere il risultato, nonostante avessero l'uomo in più. L'Aquila praticamente ha fatto la stessa partita, perché occasioni create, è vero che noi non abbiamo creato tantissimo, però comunque nel primo tempo abbiamo avuto il 70% di possesso palla, che quindi vuol dire che la partita la provi a fare, dopo le cose non riescono, però comunque la partita la volevi fare tu, non è la squadra avversaria che fa la partita. Al contrario degli altri anni dove giocavi contro il Teramo e la squadra di casa doveva fare il risultato perché non arrivava la squadra blasonata, mentre quest'anno ci vedono in un'altra maniera. Ma speriamo che la Romagna ci continui a portare bene, quindi andiamo a Rimini, fatto gol di testa, ma soprattutto era importante sfatare il tabù trasferte. A Sant'Arcangelo ci siamo riusciti, però adesso dobbiamo ricominciare da dove avevamo lasciato prima dell'Aquila, dalle 2 vittorie e dai 2 pareggi. In Serie D invece il giudice sportivo ha fermato per una giornata il difensore del Chieti Gallo ed il difensore del San Nicolò Mozzoni. È tutto per questa seconda edizione del TG6, grazie per l'attenzione, buona serata.